Once Upon a Time Cosplay Italia. Ciao, mi chiamo Remis e vivo a Sardo, nel Maine. Oggi a scuola mi hanno dato un tema da fare, cosa rende speciale la mia famiglia. Ti va di aiutarmi a raccogliere qualche idea? Allora iniziamo da questo, sì, perché tutta la mia famiglia viene dalle fiabe. La nostra storia comincia con la mia mamma adottiva, Regina, che per vendicarsi di mia nonna Biancaneve ha portato in questo mondo tutti i personaggi delle fiabe, togliendo loro la memoria. Presto, tutto ciò che amate, ciò a cui tutti voi siete dati, vi sarà portato per sempre. Distruggerò la vostra felicità, ve lo prometto. Se essere l'ultimo cosa che faccio. Questo giorno ho scoperto che la mia mamma biologica Emma era l'unica che poteva spezzare la maledizione. Beh, è stato difficile convincerla che le fiabe erano vere, ma dopo che ha iniziato a fare magie, ha creduto tutto, anche che era figlia di Biancaneve. Cosa? E mi avete abbandonato. L'abbiamo fatto per offrirti una migliore opportunità. E non solo per me, è questo il vostro ruolo. Siete delle guide, degli eroi, principe e principessa ed è straordinario, ma questo non cambia il fatto che per tutta la mia vita sono stata sola. La solitudine è la maledizione peggiore. L'arrivo di Emma Ford non ha significato tanto solo per me, ma anche per Regina. È vero, all'inizio si detestavano, ma ora sono amiche. Regina credeva che una volta spezzato il suo sortilegio la sua vita sarebbe finita. Invece è cominciata la sua vita vera. Ha salvato questa città tante volte e ora si merita proprio il titolo di Regina Buona. Voglio iniziare una nuova storia di cui la Regina Cattiva non faccia parte. E voglio scegliere di credere che questa storia avrà un finale migliore degli ultimi. Ad essere sincero, però, credo che Regina sia cambiata anche grazie a un certo re dei ladri arrivato dalla foresta di Sherwood. Piccola, ma tante persone arrivano proprio nei portali magici. Pensate che emozione, quando ho incontrato Merida, vederla tirare con l'arco è stato straordinario. Purtroppo però dai portali non arrivano solo eroi, ma anche i cattivi. Ricordo quando quell'odioso e crudele demone è giunto a storia per poter aprire. Ritorno agli abiti di salto e fatti. E a proposito di cattivi, non ho ancora parlato del nonno. Mio nonno era il cattivo più potente di ogni reame, l'immortale signore scuro, la bestia che ingannava tutti con i suoi accordi e le sue magie, ma poi ha incontrato Belle. Ditemi di vostro figlio. Io l'ho perduta. Non c'è molto altro da aggiungere. Ed ecco il giorno. Non avete più amato nessuno. E nessuno più amato. Perché sei tornata da me? Il principe non aveva intenzione. Ma poi, all'improvviso, è cambiato. Cosa mi sta succedendo? Baciatemi ancora, sta funzionando. Sono confuso. Qualsiasi sortilegio può essere spezzato. Devo confessarvi che è un debole per la loro storia. La Regina Cattiva li ha tenuti separati per tanti, troppi anni. Ma il loro amore era troppo forte e sono riusciti a ritrovarsi qua, nel mondo senza magia. Come hai fatto a vedere l'uomo? Era nella bestia.
è scomparsa. E l'uomo che nascondeva forse ha dei difetti, ma tutti ne abbiamo. E io ti amo anche per questo. A volte il libro migliore è quello con la copertina più poderosa. E a volte invece la tazza migliore va in bordo schizzato. Insomma, questa più o meno è la storia della mia famiglia. E mentre la ricordavo, mi è venuto in mente cos'è più della magia o delle abilità dei eroi a renderci speciali. L'amore. E allora fategli un applauso ai ragazzi di Once Upon a Time Cosplay Italia. E allora Chiara, diamo la parola a Stefania. Ciao a tutti, io sono la fondatrice del gruppo Once Upon a Time Cosplay Italia, che è l'unico gruppo italiano che raduna tutti i cosplayer della serie TV Once Upon a Time o C'era una volta. E i nostri cosplayer vengono da tutta Italia. E ogni anno il gruppo è sempre più numeroso. Voi potete trovarci a questo bellissimo stand con la foresta e tutte le altre zone tematiche divise per personaggio. Venite da noi a fare tante foto, ci sono anche diverse attività legate a Once Upon a Time e alle fiabe, quindi vi aspettiamo e seguite la nostra pagina Once Upon a Time Cosplay Italia. Grazie ragazzi, fategli un altro applauso.